oggi ci troviamo davanti a una scelta, se riprendere la strada della legalità e quindi ritornare alla vita o affrontare il percorso dell'illegalità, che significa scegliere la morte. Oggi noi dobbiamo scegliere la vita, dobbiamo scegliere il futuro e dobbiamo, e dico ai nostri ragazzi e ai nostri giovani, noi vi saremo vicini per costruire queste opportunità. Spesso tra questi giovani c'è l'idea che l'unico modo per poter esistere nella società, che per poter affermare la propria esistenza, per poter raggiungere un obiettivo, è quello di seguire l'illegalità. Se noi non creiamo un'alternativa concreta, alla fine l'unica speranza per loro è quella di andare di diventare dei boss, di affermare la loro esistenza nella criminalità. Il Comune può fare molto per quanto riguarda i temi di inclusione e di riduzione dei divari sociali. E questo è un primo strumento fondamentale per ridurre anche quelle condizioni che favoriscono la criminalità e anche il reclutamento della criminalità organizzata dei ragazzi, dei giovani che sono sempre più coinvolti. Noi a questi giovani dobbiamo innanzitutto offrire un percorso, far capire loro, e questo lo faccio il ruolo dell'educazione, della scuola, del volontariato, di questo forte partenariato tra pubblico e privato, tra mondo laico e mondo cattolico è fondamentale. Attraverso lo studio, attraverso il rispetto delle regole, si può costruire un futuro, si può avere una prospettiva che significa una visione di legalità, significa un reddito, significa la possibilità anche di avere un sogno. Io credo che la mancanza di un sogno, la mancanza di prospettive sia la cosa terribile che noi stiamo vivendo oggi, e quindi noi dobbiamo costruire un nuovo futuro per loro.